momento scommesso che viene in mente. Non si pensa nel verano quando cai la neve. Deja che passi un momento e volveremo a querernos. Tu non potrai spartare quando falti tutto a mio alrededor. Tu, aire che respiro in aquel paesaje donde vivo io. Tu mi das la fuerza che se necessita. Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se strisciare, se volare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria, senza far finta di dormire, con la tua faccia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai, una pacca sulla spalla e via. Quale allegria. È multiforme, ha, come si dice, un multiforme ingegno. Io non vedo l'ora di farle tante domande perché sono proprio curioso, perché lei soprattutto scrive, ma fa tante altre cose, soprattutto però è una scrittrice, è già al suo terzo libro e ci faremo anche dare delle anticipazioni magari sul quarto che già sta scrivendo. Insomma, sto parlando della nostra ospite, Catena Fiorello! Ma dopo una presentazione, grazie, dopo una presentazione come questo uno si aspetta come minimo una fotomodella, una, non lo so, una multitasking, sì. Questo sì. Senti, tutto, faccio di tutto. Senti, nella vita tranne la pornostar, ma perché non c'ho il fisico, altrimenti chissà, magari avrei provato. Stavo pure per fare... allora, guarda, non posso, non no, anche il fisico, voglio oddio, dire. Oddio, cioè, bisogna vedere chi frequenta quel tipo di film e vedere se proprio tutte le signore siano all'altezza. Allora, cara, cara, no, davvero. Sono stata invitata qui perché è un grandissimo davvero sono piacere. Sono una fan di Felice, del maestro Felice, anch'io, sono una fan. Io bravo, davvero. Bravissimo. Cioè, oggi ha rischiato di, ha messo a repentaglio davvero la sua reputazione perché, vabbè, cantare con me l'abbiamo già fatto. Buonasera, anzi, maestro. L'abbiamo, ci siamo, non scappare. Dicevo, ci siamo incrociati la prima volta, abbiamo fatto un omaggio a Luigi Tenco, scusate se qui abbiamo aperto questa puntata con quell'omaggio a Lucio Dalla. Lui l'avete sentito, suona veramente come Dio comanda, insomma, è il nostro Felice Reggio, tromba, flicorno, ciao, grazie, bentornato, Franco. Tromba, flicorno e cornetta, vabbè, è cornetta. Fa parte sì. della famiglia degli Ottoni. Sempre. Senti, ma è vero che a casa tua praticamente c'hai figli giovani ma già sembra molto promettenti, no? Beh sì, che speriamo che continuino, diciamo, la dinastia, siccome provengo da una famiglia di musicisti. E perciò da ci vogliono un po' più indietro. Un po' più indietro. Scegli la sedia, di qua, di là, dove preferite, sì. Di qua, vai, sì. Perciò provengo appunto da una famiglia di musicisti, da mio nonno. Tuo padre, cioè tuo nonno suonava? Mio nonno sassofonista, clarinettista, mio padre fisarmonicista. Sì. Ma la mamma mi sembra che c'è, non ho, una donna anche... La sorella di mio papà, batterista, sì. Che negli anni 60 era una cosa molto insolita, no, per... Sì. Una ragazza suonare la batteria e mia nonna cantante, diciamo, nello stile di Nilla Pizzi, anche perché avevano più o meno gli anni erano quelli del 19, grande, meravigliosa Nilla Pizzi, io ci ho cantato alcune volte, che donna straordinaria, grandissimo. Lucio ha collaborato con questo grandissimo artista. Lucio Dalla, anche lui ha collaborato con Chet Beck. Allora ti chiedo My Funny Valentine. My Funny Valentine, perfetto, okay. Il maestro Felice Reggio. Thank you.
io ero nella sala verde e lui nella sala rossa, quindi ho seguito il nascere giorno per giorno di quelle canzoni, perché eravamo vicini, insomma, vicini. E la cosa, quando si dice l'umiltà dei grandi, una sera mi ricordo che tornai al castello e lo trovai nel cortile del castello come un bambino che faceva, si divertiva a sentire il ritorno dell'eco, e con un quadernino così scriveva quei testi che poi sono diventati quei capolavori, La sera dei miracoli, Anna e Marco, Futura, eccetera, e diceva: sai che ho l'impressione di non avere più niente da dire. Mi limitai a dire, dico, guarda che pur volendo tu cose banali non riesci a farne. E infatti ci ha lasciato tanti di quei capolavori, se lui permette, ma noi facciamo questo omaggio con una... Qui dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare della bianca scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene. Ciao Lucio! Grande Lucio per Lucio, sempre, grande artista. E il nostro maestro tornerà a trovarci la settimana prossima, il nostro maestro Felice Reggio, grazie a voi, grazie di essere stati fin qui con noi, grazie, vi vogliamo bene. Non sai per